Venerdì 30 giugno allo Stadio Liguri si è tenuto il saggio di fine anno del Centro Ginnastica Turris di Torre del Greco. Ogni anno ci piace dare una piccola dimostrazione di quello che hanno imparato, oltre alle gare che solitamente fanno, perché è importante anche per i genitori vedere sia i propri figli esibirsi, ma anche i livelli degli altri ragazzi per vedere fin dove gli istruttori riescono a spingere questi atleti. Come ben sappiamo, il Centro Ginnastica Turris ha conquistato anche quest'anno numerosi podi, sia a livello nazionale che internazionale. Guidati dal tecnico Ersilia De Chiara, che per fortuna questa sera non può essere qui perché è diventata mamma di un futuro nuovo campione, Mirko. Il nostro presidente è contentissimo di questo centro, vuole dire qualcosa, anche il suo bambino è sì, un campione italiano. E la spero che sia stata una serata molto divertente e piacevole anche per tutti i genitori. Gli atleti sono sicuramente felicissimi. La manifestazione che ha visto partecipare decine di aspiranti ginnasti è stata improntata sul tema Napoli, con tante coreografie ed esercizi accompagnati da brani tradizionali e moderni della musica partenopea. Quanti iscritti contro il vostro centro? Siamo più di 100, quindi siamo una piccola ma grande realtà di Torre del Greco e colgo l'occasione per incitare sempre le amministrazioni comunali a supportarci in questi eventi. Infatti ringraziamo anche per le autorizzazioni date per l'accesso allo stadio comunale e si spera sempre in qualcosa di più proprio per i risultati ottenuti sia a livello nazionale che internazionale. Come ben sappiamo il Vesuvio e il mare sono elementi caratteristici della nostra città e che ci portano ad essere conosciuti in tutto il mondo. Quest'anno per il 2023, con la vittoria anche dello scudetto, ci ha colorato tutto di azzurro. La nascita del maschietto di Ersilia, il tema Napoli, il body tema Napoli, tema Vesuvio, quindi siamo davvero felicissimi. Yeah.